Si chiamava Nada Airam, purtroppo è morta di coronavirus a solo di 46 anni di età il 21 aprile scorso. Ed anche Namer Airam, di 52, è morto per colpa della complicanza derivata dalla stessa identica malattia 20 giorni dopo. La coppia è morta presso l'ospedale di Troy, in uno stato del Michigan, e ha lasciato soli i figli di 20, 18 e 13 anni di età. Quando i genitori sono ammalati, il ragazzo più grande si è preso cura dei frati più piccoli, adesso però sono rimasti soli. La situazione potrebbe diventare drammatica, secondo la United Family Service, Charlene, American Ladies of Charity, che vi ricordo è un'associazione no profit che va a raccogliere donazioni per la famiglia. L'associazione ha preso cura dei ragazzi quando i genitori sono ammalati a marzo, come la stampa qua ci informa diffusamente. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, gentili utenti di YouTube. Nada Airam e Namer Airam, riposati in pace. Amen.